bisogna spiegare agli amici giornalisti che noi non vogliamo regalare fucili, pistole, bombe a mano alle edicole o fuori dalle farmacie, però il diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito in casa sua o nel suo negozio mi sembra un diritto sacrosanto, quindi su questo andremo avanti. Siamo a marzo, un passaggio al Senato e un passaggio alla Camera e finalmente sarà legge, quindi entro marzo. Le dico solo una cosa, dunque, persino il New York Times era... Persino il New York Times era al corrente che lei oggi sarebbe venuto qui alla Fiera di Vicenza, perché l'interesse era sul fatto di accertare se in Italia era cambiato qualcosa rispetto alla cultura delle armi. Ma io lo ripeto anche a chi non conosce i dati, il paese che ha più armi in Europa è la Svizzera, dove non ci sono regolamenti di conti per strada a Chiasso, a Zurigo, a Losanna. Devi educare a un uso consapevole, limitato, rigoroso, e in Italia ci sono esami, controlli medici, controlli psichiatrici, controlli burocratici, eccetera, eccetera. Però non voglio arrivare all'assurdo di complicare la vita a chi vuole detenere legalmente un'arma, mentre invece il mercato delle armi illegali per i delinquenti ovviamente non ha nessun tipo di controllo, perché io mi sono battuto contro quella direttiva europea che pensava di combattere il terrorismo andando a togliere i fucili da collezione dai negozi, ma come se uno dell'ISIS andasse in Arberia a prendere un fucile sportivo da collezione. Quindi ringraziamo la Lega per quello che ha fatto a suo tempo e per quanto è stato fatto in occasione del recepimento della direttiva. Ci sono ancora un paio di limature che dobbiamo fare, ma ovviamente siamo qui a disposizione per fornire tutto l'apporto principale possibile, che già avete comunque dimostrato di ascoltare e di sentire, quindi questo è già importante. 67 che lavora per la caccia, bisogna guardare anche a quello. Siamo qua per questo, amico mio. Siamo qua per questo, perché poi quando qualcuno... Lo dici alla persona giusta, perché con i no l'Italia non va avanti, abbiamo bisogno di sì, non abbiamo bisogno di no. Vengo duro, finché non mi arrestano vengo duro, venite a trovarmi. Allora, se le rubo ancora un minuto, le europee, sappiamo che la maggior parte oggi delle leggi che poi regolano le nostre vite sotto molti punti di vista oggi vengono dall'Europa, e lì naturalmente è importante il lavoro che potrete fare, ovviamente, e vi auguriamo naturalmente di vincere queste elezioni europee. Ha qualcuno già da suggerirci come voto? No, non faccio nomi, non faccio cognomi. Mancano 100 giorni, ognuno sceglierà in base a quello che conosce. È vero che da Bruxelles arrivano norme penalizzanti per l'Italia per quello che riguarda l'agricoltura, la pesca, il commercio, il turismo, la caccia, le pensioni. Poi è bello che impongono a noi delle regole che non rispettano altri paesi europei, sulla pesca, sull'agricoltura e la quota tonno e le pause venatorie. Quindi o tutti o nessuno. Sono stufo di un'Italia che va col cappello in mano a chiedere a Bruxelles se può fare qualcosa. Se ci date una mano andiamo a Bruxelles e l'Italia tornerà a essere Italia. Non serve a nessuno, non siamo nessuno.